una chiama base, Stella 1 chiama base. Rispondete. Non rispondono. Ci hanno abbandonato. Stella 1 chiama base, base in ascolto? Stella 1, la bambina astronauta protagonista dell'omonimo corto aretino direttamente dallo spazio, è sbarcata ad Hollywood. Il cortometraggio, frutto della collaborazione tra i due creativi aretini Roberto Dippolito e Gaia Bonsignore, ha avuto infatti in questi giorni il suo debutto mondiale sul prestigioso red carpet del Chinese Theatre di Hollywood. Stella 1 è stato uno dei 4.000 short film tra i quali sono stati selezionati poco più di 300 entrati nella kermesse di Holly Shorts, che è uno dei 50 festival più importanti al mondo, peraltro Oscar qualifying. Abbiamo ricevuto dei gran bei complimenti. Protagonista del cortometraggio, la giovanissima attrice aretina Francesca Mattesini, alle prese con la sua prima esperienza davanti ad una cinepresa. È stata la mia prima esperienza, quindi un po' all'inizio mi vergognavo, però insomma anche loro, cioè, mi hanno aiutato a sentirmi a mio agio. Poi come trama mi piaceva molto, perché lo spazio mi piace, diciamo, queste cose qua. E quali sono i tuoi sogni? Vuoi fare l'attrice, l'astronauta? Cosa, insomma, vuoi fare da grande? Oddio, l'attrice la vedo un po' una cosa ancora un po' lontana, però comunque è da parecchio che faccio teatro, quindi diciamo che mi piace come lavoro. E poi l'astronauta, chissà. Il corto, patrocinato dal Comune e dalla Camera di Commercio di Arezzo, è stato girato in città, scegliendo gli angoli di Arezzo che potessero meglio raccontare una storia intima e visionaria come quella di Stella 1. Abbiamo scelto di ritrarre un Arezzo che somigliasse il più possibile ad una città qualsiasi, moderna, con dei tratti quasi di non luogo, per poter, diciamo, lavorare meglio sulla storia e sull'intreccio e sui nostri attori. E dopo il debutto americano, la speranza è quella di poter presentare a breve il corto anche ad Arezzo. Vogliamo assolutamente portarlo in città e ci piacerebbe tantissimo, peraltro, portarlo al Cinema Eden, nel quale sia io che Gaia abbiamo speso i nostri giorni da bambini.